Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono sempre boss Kanami Galaxio e benvenuti in questo nuovo episodio di The Way of Life. E nello scorso episodio avete visto la vita da ragazzo e in questo episodio vi farò vedere ovviamente la vita da adulto e poi negli episodi successivi altre vite che sarebbe quella rimanente, ovvero quella del vecchietto. Quindi buon divertimento. Olè. La vita è come un sogno dal quale ci si sveglia solamente una volta. E come c'hai ragione, Ciccio. Ok, l'inizio è molto particolare. Credo che sia. Anzi, credo che siamo dentro un ufficio e stiamo tornando a casa dal lavoro. È il momento di tornare a casa, ascensore, per oggi è finita. Meno male, fantastico. Ho capito. Oggi è stata veramente una giornata infinita. Non vedo l'ora di tornare a casa. Dalla mia famiglia. Oh, non sapevo che avevi una famiglia. Devo sbrigarmi o perderò l'autobus. Ok. Impicciamoci di quello che ci sta in giro. La postazione di Jeremy dovrebbe essere qui. Bagno? Questo che cos'è? È una porta. Una porta. Porta finta. Cyber Rona. Che cazzo c'è scritto? Non si sa. Però vabbè, sti cazzi. Usciamo. Ragazzi, io so che forse a molti di voi non piace questa serie, ho notato che a alcuni appunto non piace perché è free to play il gioco e non è molto accattivante secondo alcune persone. Lo trovo molto particolare, molto bello e ho deciso di portarlo sul canale, su un canale italiano perché appunto il gioco è fatto da italiani, da nostri fratelli italiani. E quindi ho deciso di comunque supportarli e di. Non di fare pubblicità perché sarebbe troppo scontato come cosa, troppo brutto. Diciamo, non voglio fare pubblicità. Però voglio comunque mostrare che anche noi italiani sappiamo fare dei giochi. Perché molta gente ho sentito che italiani non sanno fare giochi, non sanno programmare, noi siamo ignoranti. Io ho sentito questi pareri, poi ovviamente qualcuno avrà sentito pareri diversi, e altri discorsi, insomma. Però io sono convinto che questo gioco è fatto veramente bene e di Cristo. Ok, tu chi sei? Un barbone, che cazzo sei? Vabbè. Oh, posso interagire con sto affare? Devo chiamare casa, è rotta, inutile. Ho notato. Bene. Dovrei aspettare l'autobus? No. Non mi fa cliccare, non mi fa fare nulla. Ma scusate se riprendo il discorso di prima, però volevo comunque riconfermare questa teoria, ovvero che a me piacerebbe e piace portare sempre cose diverse da quello che già sto pubblicando sul mio canale. E appunto voglio portare giochi strani, giochi particolari o tra virgolette sconosciuti che non si conoscono. E soprattutto questi giochi particolari, questi giochi diciamo free to play, e perché sono stati messi su free to play, voglio scoprire come sono fatti, la grafica, come sono stati programmati. So che forse può sembrare un po', potrò sembrare un po' pignolo, però comunque voglio scoprire come è fatta tutta la struttura di ogni gioco che appunto giocherò. Ma bando alle ciance, invece di farvi tutto un discorso che neanche so fare, direi di continuare a giocare. Però insomma mi avete capito il discorso che voglio fare. Qui c'è un po' di monnezza. Qui c'è strada chiusa. Lavoro in corso che per perdere tempo devo prendere un'altra strada. Ok. Qui sono due tizi che litigano. Ehi, ragazzi. Oh, bella. Ehi. Alan. Non mi fanno passare. Vaffanculo. Qui non posso passare, niente. E comunque ragazzi, oltre a questa serie di miniserie di The Way of Life, ovviamente porterò, ho intenzione di portare altre serie che sono in programmazione e che ancora sto progettando di farla un po' più particolare, queste nuove serie. Comunque, andiamo qui nel vicolo, dietro i palazzi. Apparentemente non c'è nulla. Vedo solo buio, un cassonetto della spazzatura. Manifesto che non si capisce che cazzo succede. Oh, c'è stata una massacra di botte. E adesso cosa succede? La sta aggredendo. Cosa dovrei fare? Dovrei intervenire. Dovrei ignorarli.
Allora, se scappo verso di qua, l'ignoro. In teoria se mi avvicino e interagisco. Male, paura. Che cazzo succede? No, cazzo. Ah, devo premere i tasti in sequenza rapida. Che taglio. È stranissimo quello, raga. 1, 2, 3, 4. Perché manca un cuore. 1, 2, 3, 4. Cazzo. Però è morto, vedi? Si è schiattato, stronzo. Ho fatto la cosa giusta. L'indifferenza è il cancro della nostra società. Quanto c'è ragione, oh. Se vuoi un mondo migliore, allora devi essere il primo a cambiare le cose. Questa è una frase molto scontata, ma è sempre saggia. Mo che cazzo succede? Che cazzo è successo? Già è finito così. No, non ci posso credere. E se io non avrei reagito? Me ne sarei andato? Cosa dovrebbe essere successo? Ok, adesso, se io adesso l'ignoro, vediamo cosa succede. Mi sono fatto i cazzi mia e lì vedo una fermata dell'autobus, che è quella che io dovrei prendere. Mi è messo. Senta, io dovrei prendere l'autobus. Oh, non erano affari miei. Avrei potuto peggiorare la situazione. Neanche la conoscevo. Penso di aver fatto la cosa, la giusta scelta. Beh, non saprei. Ok. Se io avrei ignorato quelle persone, sarebbe successo questo. Fantastico. Bene. Vabbè ragazzi, direi di concludere qua questo mini gameplay, questo mini episodio della vita da adulto. Sicuramente farò un altro gameplay sulla vita da vecchietto, che credo che è quella che durerebbe di più, da quanto ho visto da qualche gameplay su altri canali di YouTube. È quella che dura un pochino di più, tra virgolette. È come quella del ragazzo. Quella ragazzo dura un pochetto di più perché bisogna trovare gli oggetti. Quella del vecchietto invece bisogna fare delle cose. Non vi dirò cosa perché ovviamente sarà un piccolo spoiler. Quindi ci vediamo nel prossimo episodio. Ricordatevi di lasciare un bel mi piace su questo video. Iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti. Un saluto da Alexio e bella!